Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video svuota la spesa tutto dedicato a Bofrost, che per chi non lo sapesse è un'azienda che si occupa di prodotti surgelati e ha la particolarità di vendere soltanto online oppure tramite ordine telefonico e di consegnare a domicilio, quindi non si può andare ad acquistare direttamente nel negozio, nell'azienda, ma va fatta un'ordinazione. Io di solito la faccio online, ma per chi vuole si può fare anche al telefono. E poi questi prodotti vengono consegnati a domicilio. Almeno questo è quanto mi risulta ad oggi. Poi, se hanno aperto qualche piccolo negozio, qualche punto vendita più al dettaglio, io in realtà non lo so, però mi sembra, se non sbaglio, che sia possibile l'acquisto soltanto in questa modalità. Io acquistavo da Bofrost tantissimo tempo fa, addirittura quando internet ancora era in stato embrionale, quindi non era così sviluppato, così diffuso, tanto è vero che loro non avevano nemmeno il sito internet, ma si acquistava tramite ordine telefonico. Io ero incuriosita, avevo provato quando abitavo ancora con i miei, quindi con mia mamma facevamo degli acquisti, poi per un po' di anni non ho più acquistato nulla e adesso ho deciso di ritentare l'acquisto. Come vi dicevo prima, sono prodotti congelati e quindi è tutto dentro la borsa frigo. Cercherò anche di fare abbastanza veloce perché poi voglio andare a rimetterli nel congelatore. Partiamo dalle cose dolci. Ho preso una confezione di gelati. Questi sono tre coni all'amaretto. Sono coni abbastanza piccolini, come potete vedere anche dalla scatola, ma siccome io il cono all'amaretto non l'ho mai assaggiato, mi incuriosiva e volevo provarlo. Poi restiamo sempre sul gelato, ho preso questi frollini rotondi, che sarebbe un gelato col biscotto e con la stracciatella al centro. Questo tipo di gelato di solito io lo mangio quando magari lo vedo in qualche bar, perché mi sembra che sia la marca Algida che lo fa. Questo è un dupe, diciamo così, però è una tipologia comunque che prezzo abbastanza. Poi ho preso delle lenticchie precotte. Queste è sufficiente metterle in padella, farle cuocere per qualche minuto e sono pronte. A me le lenticchie piacciono tantissimo e le mangio anche fuori stagione, quindi non soltanto la sera di Capodanno. Poi ho preso delle trance di verdesca. Queste qui sono proprio dei filetti, diciamo così, dei tranci comunque di pesce, non sono enormi, sono diciamo di grandezza media, però sono molto buoni, molto gustosi e quindi io li tengo sempre nel congelatore perché mi piace mangiare il pesce più volte a settimana e mi piace anche variare tipologia. Poi ho preso il mio preferito, i tranci di salmone, questi sono ottimi, io adoro il salmone in tutte le sue forme, però comunque anche questi filetti già congelati sono veramente buonissimi. Poi ho deciso di provare una tipologia di pesce che non ho mai assaggiato, che non conoscevo, sono i filetti di limanda. Io non so se voi lo conoscete, visto così assomiglia molto a un filetto di platessa, un filetto di nasello, insomma, esteticamente ci assomiglia, però non ho idea di quale sia il sapore, non l'ho mai assaggiato, mi incuriosiva e quindi anche questo l'ho inserito nel carrello. Poi ho preso delle patate a spicchi da cuocere in forno, queste le utilizzo tantissimo, è una tipologia di contorno che faccio molto spesso, soprattutto se cucino il pollo o magari la cotoletta, insomma, sono cose queste che secondo me sono sempre un jolly. Poi, come ultima cosa, ho preso una chicca, il sugo di anatra. Questo è confezionato in monodose, quindi all'interno di questo sacchetto ci sono praticamente delle monoporzioni di sugo di anatra. Io lo avevo già mangiato quando ero andata da Lidl sotto Natale, avevo visto il sugo di anatra e l'avevo preso. Questo della Bofrost non lo conosco, però comunque il sugo di anatra è una cosa abbastanza sfiziosa e quindi ho pensato, ma sì, dai, proviamo anche questo. Questi sono tutti i prodotti che ho preso da Bofrost, non sono tantissimi, però io ho il frigo abbastanza piccolo, quindi non potevo fare una mega scorta. Fatemi sapere nei commenti se conoscete Bofrost e se anche voi acquistate qualche prodotto da loro. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.